Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video un po' così chiacchiericcio che era un po' che non ne facevo, e un video che non ho assolutamente preparato, ma vorrei parlare con voi di questo argomento perché vedo che comunque per quanto passano gli anni e per quanto sono su YouTube o comunque mi capita di parlare con stranieri in Italia o anche qua in Giappone, e vabbè anche io sono nella categoria stranieri ovviamente. Mi capita di parlare di questo argomento e vedo che anche a distanza di anni la situazione non è particolarmente cambiata e quindi io vi voglio parlare di quello che penso io al riguardo di questo argomento, che è il fare amicizia con i giapponesi, perché io sento comunque molti stranieri che magari sono qui in Giappone per alcuni anni, in particolare ma anche italiani mi può capitare, e dopo, non lo so, 3-4 anni vogliono tornare in Italia perché hanno veramente difficoltà a trovare amici, cioè diciamo che questa è la ragione principale per il quale scelgono di andarsene. E ho provato un pochino a ragionare su quali fossero le ragioni dietro a questa, diciamo, scelta, perché io non so perché così tanti amici che comunque ho, che hanno passato un periodo in Giappone, quasi tutti sono amici tra di loro, si incontrano sempre tra di loro e fanno così tanta fatica a trovare, amici giapponesi. Cioè, anche quando ne hanno di amici giapponesi, sono sempre una tipologia di giapponesi che tende sempre a frequentare stranieri, eccetera, eccetera. È molto difficile vedere proprio degli italiani che si siano integrati, cioè di solito anche se incontrano i giapponesi, li incontrano sempre in gruppo con degli altri, diciamo, italiani, altri stranieri, finiscono per parlare in inglese, quindi mi capita poche volte di vedere degli italiani che escono completamente con dei giapponesi e fanno amicizia con dei giapponesi. Adesso io non so se sono una persona così atipica, però io devo dire che la maggior parte delle persone che frequento qui in Giappone sono quasi tutte giapponesi, cioè mi capita abbastanza raramente di uscire con italiani, ma perché a volte ho delle difficoltà proprio organizzative, perché per quanto riguarda le uscite che io pianifico con i miei amici giapponesi, di solito le pianifichiamo anche a settimane d'anticipo, sappiamo che ne so, il 17 del mese dopo, no, anche più vicino, magari il martedì della settimana prossima ci vediamo alle 9, cioè in un determinato posto, io posso anche non dire nulla, cioè non mandare nessun messaggio quel giorno e so che alle 9 questo mio amico giapponese si troverà nel posto, mentre quando mi capita di uscire con italiani molto spesso ci si dà appuntamento sempre molto ravvicinato, tipo appuntamento magari di qui a domani o lo stesso giorno, il che a volte mi crea anche delle difficoltà perché ho una vita abbastanza frenetica, cioè non che non riesco a trovare tempo per gli amici, il tempo lo si trova sempre, però mi devo poter organizzare, quindi se tu mi dai appuntamento per il giorno dopo, mi chiedi oggi usciamo a pranzo e magari sono le 11, molto probabilmente nel 90% dei casi non ho tempo perché io comunque porto avanti la mia azienda, lavoro per un'azienda giapponese, tra l'altro ho tantissime responsabilità perché ho un team di 10 persone che devo gestire nell'azienda giapponese, quindi comunque non è che posso così senza preavviso prendere e fare quello che voglio, cioè sono molto libero a livello di tempistiche, però mi devo saper organizzare. E vedo che no, non so perché la maggior parte dei miei amici italiani non ha questo problema. Non so se sono l'unico italiano qua che con tutte queste necessità a livello organizzativo, però questo è uno dei motivi per cui io finisco per trovarmi meglio nell'uscire con i giapponesi. Poi anche la durata degli incontri, quando mi incontro con delle persone giapponesi qui in Giappone, di solito si sa prima il programma, cioè tra virgolette si esce a cena, magari poi si prende un caffè e poi fine. Mentre quando esco con persone italiane, diciamo che è molto più non sicuro quando inizia l'incontro, perché magari si presentano in ritardo all'incontro, o magari pure io, mi capita se esco con italiani che mi presento in ritardo perché ci faccio un po' meno caso, dal momento che se esco con un giapponese e sono in ritardo, passano 5 minuti, già mi scuso. Se esco con un italiano, cioè se ho un quarto d'ora di ritardo, probabilmente anche l'altra persona sarà in ritardo, quindi ci faccio un po' meno caso. È molto più flessibile la cosa. Da questo punto di vista mi trovo a volte meglio con gli italiani, però qua ovviamente si parla sempre di stereotipi, eh. Sto dicendo italiani, giapponesi, ovviamente non tutti i giapponesi sono così e non tutti italiani. Quindi quando io dico italiani considerate sempre che mi riferisco a
tanti italiani con cui ho a che fare io in Giappone, mentre con giapponesi e tanti giapponesi con cui ho a che fare io in Giappone, però non mi riferisco a tutti i giapponesi o tutti gli italiani ovviamente, però per comunità linguistiche devo dirvelo in questo modo. Mentre quando esco con gli italiani magari si esce e anche gli incontri finiscono per durare molto di più, cioè io se esco a cena penso 2-3 ore, massimo 4, poi posso tornare a casa, mentre magari se esci con italiani di solito fino all'ultimo treno si rimane in insieme o anche oltre si finisce per tornare a casa in taxi e anche lì a volte può risultare un po' scomodo. Comunque, al di là di questo primo discorso che era, diciamo, la parentesi organizzativa del perché io finisco per uscire più con giapponesi, mi sono chiesto comunque nel corso di questo video che, ripeto, non ho preparato, se ci siano anche proprio delle differenze a livello culturale. Secondo me, a livello proprio culturale, la differenza è più a livello superficiale, cioè sembra che ci sia questa differenza perché non si creano i presupposti, secondo me, per trovare un'amicizia, perché se tu ti presenti in ritardo a un appuntamento, se tu non pianifichi in anticipo, se tu cambi programma all'ultimo momento, queste sono tutte cose che magari a un italiano non danno fastidio, in Italia se si comporta così non dà fastidio, a un giapponese se tu fai così una, due, tre volte che ci esci, alla quarta questo non ti vuole più vedere. Ma perché appunto non tanto perché i giapponesi siano cattivi, siano freddi eccetera eccetera, ma proprio perché a livello organizzativo si fa fatica a organizzarsi e quindi questo è uno dei motivi. Dall'altra parte però magari invece un italiano vede un giapponese, appunto lo sente freddo perché magari per queste cose se le lega al dito e poi alla quarta smette di uscirci, dall'altra però un italiano tipo quando tu esci finisci l'appuntamento e subito chiedi quando ci vediamo la prossima volta, ma ci siamo appena visti, cioè torniamo a casa, magari la settimana prossima ci si può sentire organizzare, mentre in Italia se tu entri nel giro degli italiani ogni settimana bisogna fare qualcosa, ogni settimana, cioè non vi dico bisogna vedersi, ma tipo alla fine dell'incontro quasi si pianifica sempre l'incontro successivo e a me questo genera un po' di stress, se devo essere sincero, perché non ho proprio il lusso di poter vedere persone che poi non sanno organizzarsi, perché anche se tu pianifichi il giorno, poi non c'è il giorno specifico e quindi risulta un po' difficile a volte organizzare. Poi qua parlo di italiani, ma in realtà mi riferisco anche a persone anche di altre nazioni che magari vivono qui. Ci sono persone con cui magari, non lo so, sono più abituate ai ritmi giapponesi e quindi vivono un po' più come me, infatti ho anche amici stranieri che vedo regolarmente, però non regolarmente, nel senso che ogni volta che finisce un incontro pianifichiamo quello dopo, però ci si può organizzare meglio perché so che se ci diamo appuntamento tal giorno alla tal ora non mi tirano buca e arrivano. Tra l'altro sembra che qua si è arrabbiato, ma in realtà non mi è mai, cioè sono anni che non mi succede che qualcuno mi tira buca perché non mi metto mai nella situazione di trovarmi in questo modo, diciamo, quindi è per quello. E quindi io credo che sia queste le differenze che creano un po' di difficoltà nel creare amicizia, perché se uno non si sa abituare ai ritmi giapponesi o comunque non capisce il perché una persona si comporta così, magari ci possono essere delle misunderstanding che portano a avere difficoltà a trovare amici giapponesi. Poi un'altra cosa, a volte tipo mi capita di parlare con degli italiani qua in Giappone, adesso vabbè molto meno perché parlo un po' meno degli affari miei, magari dico delle cose e poi un altro italiano lo viene a sentire da un'altra persona, cioè che dice, ma non che siano cose private o altro, però sono cose che magari io non ho detto in internet, faccio un esempio, il fatto della laurea e vabbè poi ho fatto la storia quindi ok, però l'ho detto a una persona e nel giro di un attimo lo sapevano già tante altre persone, mi ha fatto un po' strano questa cosa, perché di solito quando io dico una cosa a un mio amico giapponese, non è che un altro mio amico giapponese, anche se si conoscono, viene subito a conoscenza di questa cosa. Per esempio, anche una stupidaggine, però il fatto di dove vivo, proprio nel dettaglio, nello specifico del mio indirizzo, non è che ho piacere che venga condiviso con tutta la comunità italiana in Giappone, per esempio. E quindi anche lì mi dà fastidio che magari mi è capitato gente che mi ha suonato alla porta e mi ha detto, cioè, guarda, sono qua in zona, se ti va di uscire.
Io l'ho trovata un po' quasi un'invasione di privacy, questa cosa qui. Non che, perché non è che siano un fan o un stalker, è proprio una questione diversa. Ho vissuto solo un anno nella mia vita da adulto, nel 2019 in Italia, poi ho sempre vissuto in Giappone, quindi è per quello che mi trovo un filino più a mio agio, se volete, in Giappone. E da alcuni punti di vista, però, non mi capita che uno così dal nulla, senza che abbiamo pianificato, mi suona sotto casa e mi dice: "Ah, ciao, sono a casa." Cioè, sapere anche il mio numero di stanza, cioè, a me sembra proprio una cosa veramente fuori dall'altro mondo, però che magari ti contattano e ti chiedono di uscire proprio così dal nulla, cioè comunque hanno il mio numero, mi possono scrivere se proprio, ecco. E vabbè, più o meno questa era la situazione. E poi altre cose che vengono dette spesso sul Giappone, sulle amicizie con i giapponesi, è che i giapponesi mentono o che non ti dicono apertamente quello che pensano. Questo è uno dei grandi topics che rendono così difficile le amicizie con i giapponesi. Anche lì, cioè, secondo me, veramente a livello sostanziale siamo veramente uguali, cioè uguali nel senso che siamo tutti diversi, ma come c'è magari il giapponese più espansivo, quello che lo è meno, c'è l'italiano che lo è più e l'italiano che lo è meno. L'unica differenza, secondo me, è proprio a livello di forme, cioè magari un giapponese sarà più delicato a dirti determinate cose rispetto a un altro, perché in Giappone c'è un altro modo di esprimersi. Stesso io quando parlo in giapponese, magari parlo in un determinato modo, quando parlo in inglese parlo in un altro modo. Per esempio, io sul lavoro con i miei colleghi, vabbè, ovviamente devo parlare giapponese perché parlano solo giapponese, quindi anche le mail all'interno dell'azienda sono in giapponese, però io se devo fare un deal, diciamo, per un gioco o comunque qualcosa con un publisher, preferisco, e la stessa, cioè le stesse persone che lavorano con me lo sanno che io preferisco parlare in inglese perché riesco a essere molto più diretto e riesco a ricevere un deal migliore, ma se non tanto a livello di lingua, proprio a livello di forme, perché magari queste aziende, questi publisher, spesso ci capita di parlare, potenziali partner, hanno magari un traduttore, oppure noi abbiamo il nostro traduttore interno, ma pure io potrei tradurre. Però spesso, se io mi devo, diciamo, esprimere in giapponese, il modo in cui dico cose e il modo in cui poi verrebbero tradotte, perché poi anche se questi traduttori sono bravissimi e traducono perfettamente quello che vogliono dire, io utilizzerei forme diverse quando mi vado ad esprimere in inglese, quindi ci sono delle cose che magari io vorrei dire, che però non riesco a dire nello stesso modo in cui le direi in inglese, quindi o sei una persona che riesce proprio non solo a tradurre le parole, ma proprio a tradurre l'intero modo in cui lo voglio dire, come se si parlasse in un'altra lingua, oppure non ci riesci. Comunque sì, la differenza non è culturale, proprio secondo me nella forma. Ragazzi, questo è il mio pensiero. Io non lo so, io sinceramente nel mio vivere in Giappone non mi sono mai sentito lasciato in disparte o ho mai avuto difficoltà a trovare amici giapponesi o a entrare nel mondo del lavoro, quindi non so come mai così tanti italiani hanno avuto questi problemi. Ho visto anche tanti youtuber che ne hanno parlato di come sia difficile fare amicizia, che lo vedono come un lato negativo del Giappone. Secondo me veramente dipende dalle persone, da come ci si approccia e una serie di altri motivi che non sono necessariamente così semplici come è difficile fare amicizia con i giapponesi, perché è proprio tutto il contesto che per poter fare amicizia con i giapponesi devono esserci presupposti tali che ti permettano di fare amicizia con i giapponesi, e molto probabilmente non tutti gli italiani sono disposti a comprendere tutte le forme necessarie per poter fare amicizia. O magari quello che io sento come una condizione necessaria per altri italiani è un'aver snaturata la propria natura, diciamo. Ho sentito anche questo, quindi non vi sto dicendo che il modo in cui vivo io sia giusto o che magari tutto quello che abbiano detto queste altre persone sia completamente falso, diciamo che persone diverse si adeguano in modo diverso. Io ti dico però, se questi italiani magari hanno difficoltà ad avere amicizia in Giappone e vivono questa condizione come un malus, allora adattati. Se invece tu te la vivi bene, perché tanto mi dici ho tanti altri amici italiani o tanti amici giapponesi che sono aperti agli stranieri, allora ti dico vabbè, cosa te ne frega, cioè l'importante è essere felici e insomma, sia che hai amici giapponesi o che hai amici di altre nazioni in qualsiasi paese, cioè alla fine poi non ti servono neanche centinaia di amici, te ne bastano 5-10 di quelli proprio fidati, e secondo me basta quello. Io non ho bisogno di avere 100 amici, mi basta avere quei pochi di cui mi fido e che so che nel momento del bisogno ci saranno per me, come mi hanno dimostrato in tantissime occasioni i miei amici
giapponesi, ma anche i miei amici italiani e anche amici di altre nazioni in Italia, in Giappone e in tutto il mondo, insomma. Questo è quanto, spero che questo video vi sia piaciuto. Scusate, sarà un video magari un po' così, non troppo preparato, ma ci tenevo a fare questo discorso. Ecco, un saluto da Seba e noi ci vediamo al prossimo video.